Io guarda, io c'ho sempre critici, credo. Io vivo sempre che quando risolveremo tutti quanti e lavoreremo in un libro che abbiamo lavorato sempre bene, però sai, quando mancano degli elementi, chiaro che quando affronti le partite, non affronti mai tutte le soluzioni che hai disponibili. Quindi noi cerchiamo di risultare al massimo in partita, poi qualche volta siamo riusciti, qualche volta ne siamo riusciti, però questa è una squadra tosta, è una squadra che ha qualità, sacrificio tutto. Oggi tutte queste armi le abbiamo messe, siamo riusciti a vincere la gara, difficilissima, perché insomma in qua a giocarsela con una grande squadra che è stata costruita per vincere non era facile, lo si è visto. Loro, ripeto, ha fatto qualche mischia, qualcosa, poi il mio portiere, grandi paracchi anni fa, come anche noi siamo riusciti nel secondo tempo, abbiamo avuto un paio di occasioni con il palo, un'altra occasione dove potevamo ancora di più avere un risultato più rotondo, però va bene così. È grande, grande squadra, tre punti importanti. Adesso da domani si pensa al Matera, mettiamo da parte, ci godiamo fino a stasera questa vittoria, per domenica sarà un'altra battaglia. Per un attimo ha perso anche i sensi, quindi era una cosa, inizialmente era seria, però non era in grado di continuare la gara. Però anche lui, fino a quando è stato in campo, ha dato tanto, ha fatto gol, aveva avuto un approccio di partita molto positivo. Poi chiaro, lo sappiamo, di fronte aveva una grande squadra, sapevamo che loro da un momento all'altro ci potevano impensierire, però siamo stati bravi a concedere poco, e oggi è venuto fuori forse il gruppo che ha sofferto, che all'ultimissimo secondo è stato anche furbo a portare a termine una partita dove era facile. Lui, dall'altra parte c'erano 3-4 attaccanti che non entravano più, quindi abbiamo, diciamo, cercato di non far calciare lungo, perché queste palle messe in rigore ci poteva costare caro. Siamo stati bravi, la difesa oggi ce le pagliate, impeccabile, però devo dire anche che, ripeto, tutta la squadra ha fatto bene. Il secondo gol è stato un bellissimo gol, bello anche come manovra. E questa squadra ha dei valori che l'ho sempre detto, proprio quando ho perso, a parte la prima partita, però io ho perso male sia a Gravina sia a Casarano, prendiamoci chiari, in casa non posso riprovare nulla, perché meritavamo con la Paganese, con Barletta e Gallipoli, sono state due vittorie importanti, ci mancava soltanto affrontare fuori casa nel migliore dei modi tutte queste squadre, perché questo è un campionato difficile, difficilissimo, qui puoi vincere e perdere su qualsiasi campo, quindi venire a vincere qua è stata una vittoria importantissima. Questa è una vittoria che veramente dedichiamo a tutti quanti, a noi stessi in primis. Non dobbiamo passare la guardia, spero che sia anche una serie di vittorie che ci portano veramente nella parte di Apple.